Cascato dentro la tazza. Sicuro. ci sono, calmati, ci sono. Fabio! 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 Ci stanno 1,5 miliardi dei contenuti di cui discute il poco? Allora, guarda, facciamo così. Io direi, della prestazione della Roma e delle altre partite ne parliamo nel contenuto da un'ora, perché qua Ok. veramente, se no facciamo un contenuto di 2 ore, Fabio, e non mi sembra il caso. Di conseguenza ci concentreremo su Napoli-Milan. Solo su Napoli-Milan, sei sicuro? Una parolina veloce sulle altre 0-0-0? Zero, ne parleremo nel contenuto da un'ora, vi rimandiamo a quello, sarà da 2 ore probabilmente. Esatto, infatti vediamo un attimo come si sviluppa. Io direi seguiteci, se ci avanzano proprio 3 minuti facciamo toccate e fuga pure sulle altre. Se non ci Ma avanzate io ne vorrei altro, parlare più nel rimandiamo. dettaglio, però comunque salutiamo. Vediamo, ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Una marea di mi piace per supportare i nostri contenuti calcistici, non costa nulla. Iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. Due canali di calcio e un canale extra calcio, li trovate in descrizione o compariranno qui durante il video. Afa, ma tu te potevi, te saresti mai aspettato un No, risultato ma del no, genere? non era minimamente pronosticabile, ma neanche dal più, come te posso dire, proprio dal più fervente, credente tifoso rossonero, cioè perché forse solamente un, come te posso dire, uno che idolatra proprio il tifo rossonero, proprio delle No, viscere, proprio della manco, forma. Fabio, No, ma infatti ho manco, detto neanche, manco, neanche, manco. neanche, neanche, assolutamente. Cioè, era un risultato proprio completamente buttato a caso, messo là. E poi, però, cioè, buttato a caso nel senso, se me lo dici prima dell'inizio dei 90 minuti, ci vince Se Milan me ne mette a ridere in 4-0, Milan. faccia, ma pure un Dice, tifoso del perché Milan. non so cosa dire, ti dico che vince il Milan 4-0. Poi vai a vedere il risultato, oltre che giusto. Non c'è nel senso vince il Milan, ok? Ma è giusto proprio nel risultato, perché la distanza che c'è stata tra le due squadre in questi 90 minuti ha dimostrato che il Milan doveva esattamente vincere con almeno 4 gol di scarto rispetto al Napoli. Sì, il risultato rispecchia assolutamente Cioè, quella il che è stata risultato la è partita. perfetto! Il risultato è perfetto, il Milan ha dominato da appena messo piede in campo, da appena è stato battuto il calcio d'inizio, fino a che l'arbitro non ha fischiato la fine. Ma io quello che non riesco a comprendere, no? Poi per carità, nelle partite singole c'è può sta sto colpo di coda, tra virgolette, no? Sì, Però, certo. se riesci, e questa è la prima provocazione del video, se riesci a fare una prestazione di questo tipo, mi pare che l'ho detto anche nel mio post partita, no? Ma significa che secondo me, insomma, tutti i passaggi a vuoto che ci hai avuto potevano anche essere evitabili, no? No, Sbaglio? no, 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 questo non credo sinceramente. Questo anzi secondo me è l'ennesima conferma di una stagione per il Milan alquanto altalenante e per certi versi anche disgraziata, perché comunque, come abbiamo detto, da quando c'è stata la prima crisi del Milan, anche se prima di questa prima crisi il Milan comunque con i risultati c'era, ma non era mai stato il Milan che abbiamo ammirato nella passata stagione, l'abbiamo sempre detto. Sì, Poi c'è vero. stata questa prima crisi in cui abbiamo visto, che tra l'altro è stato confermato anche da Tonali, per le stesse parole di Tonali qualche giorno fa, che dice: è crollato il nostro castello che abbiamo costruito in 5 minuti di Roma-Milan, di Milan-Roma, anzi, Sì, perché poi è stata quella la scusate. partita da cui è partito Quella è tutto. stata la partita. Allora c'erano già stati dei segnali Sì. prima di Milan-Roma, Però là è stato il però. culmine. E quello è stato proprio il culmine dove poi si è susseguito un Milan che è stato in una crisi nera irreversibile, perlomeno così sembrava. Poi, schierata con la difesa a 3, sembrava essere uscita fuori da questa crisi, poi ripiombata nuovamente in una mezza crisi, non evidente come quell'altra, però comunque poteva definirsi altrettanto una crisi. Adesso, pausa per le nazionali, Pioli Hanno ripropone quello che è resettato. stato il. Come, scusami? Hanno resettato completamente. Hanno Hanno resettato riavviato proprio. completamente. Dice, riavvia le Esatto. impostazioni predefinite. È ritornato al 4-2-3-1. Ma è tornato 4-2-3. Leao. Brahim Diaz così non l'abbiamo mai visto. Esatto. Cioè, Allora, il Milan ha fatto il Napoli. più che altro dobbiamo dire, Brahim Diaz che fa il partitone ci può anche stare, perché quest'anno spesso e volentieri quando si è trattato di affrontare una big, Brahim Diaz è sempre stato Fabio, non presente, ha così. sempre. Non così.
Cioè, No, questa è la forse un migliore po'. partita, il miglior primo tempo, mi ricordo, è uscito a inizio secondo tempo, mi pare. Sì, è uscito prima del terzo gol, se non mi sbaglio. Ecco, E è tra l'altro stato. entra al posto di Brahim Diaz, Selemaker, che fa il 3-0, per Che si dire. infila come lame nel burro, ma quello che io ti voglio dire è stato lo stralcio di partita più bello che abbia mai fatto dal momento in cui ha messo piede a Milanello. In assoluto. Esatto, Senza se e senza ma. questo sì. Comunque vi correggo subito perché c'ho avuto un piccolo lapsus. Selemaker, se non mi ricordo male, ha fatto il 4-0, perché il Vabbè, 3-0 ne che hanno di segnati 3-0 l'ha talmente fatto tanti che non ti Leao, ricordi, io non te Leao, stavo manco a Kepa, sentire. esatto. Comunque, al di là di questo, ti dico, per Brahim Diaz che fa una prestazione di questo tipo, non dico che me lo aspetto, perché ovviamente non era impronosticabile pure una prestazione così da parte di Brahim Diaz, però ci può anche stare. Più che altro quello che attira molto di più la mia attenzione è Rafael Leao, perché guarda caso ritorna L'ho al detto pure ruolo io, l'ho originario detto dove è anch'io. esploso. Insomma, l'abbiamo sempre detto, Leao guarda caso è quello che col cambio di modulo è stato più penalizzato di tutti quanti, non è più quel Leao esplosivo, libero di testa, sembra perennemente ingabbiato in uno schema dove non riesce ad esaltare le sue qualità. Oh, non abbiamo fatto in tempo a dirlo, nel senso, abbiamo avuto tanto tempo per dirlo, Però però non si fa in tempo a tornare a quello che è il modulo dove Leao si è consacrato a calciatore di livello mondiale, che stasera ti fa una prestazione di livello mondiale, perché Leao stasera fa due gol, uno meglio dell'altro, sì. e non credo possa essere un caso, non Ma credo, non è veramente. solo Leao, non si può ricondurre la prestazione di Leao solamente ai gol, perché ogni volta che No, strappava e non che c'è. ripartiva era Certo, imprendibile. è tornato il Leao imprendibile sulla fascia. Quel Leao che sistematicamente si ritrova a fa superiorità numerica nei confronti di un avversario che stasera non c'è mai stato. Pazzesco. Incredibile, incredibile. Allora, abbiamo dedicato parecchio spazio al Milan, poi magari ritorniamo rapidamente, però secondo Però me dobbiamo parlare di Napoli, dobbiamo parlare certo. di Napoli, dobbiamo parlare secondo me di una semplice, però io toglierei anche le virgolette, seppur poi il risultato non è tanto semplice, Una però fatica. guardando il percorso pesante e importante che ha fatto il Napoli, un semplice incidente di percorso. Allora, Hanno dimostrato di aspetta. essere umani anche loro e fino a ieri, fino all'altro, erano alieni, cioè sono tornati ad un Allora, livello di umano. Perdere è umano. per il Napoli bisogna fare, secondo me, tante considerazioni. La prima è che il Napoli quest'anno non ha mai avuto una partita storta, e Vero? questa è In la prima assoluto. vera e propria partita storta in cui il Napoli non entra in campo, non c'è Dal completamente primo di all'ultimo testa minuto. e si consegna all'avversario proprio in balia degli eventi. La prima partita ci può anche stare, però dobbiamo fare anche delle premesse, perché cominciare così il mese di aprile, dove affronterai questo avversario che stasera ti ha distrutto Hai sotto perso la qualunque peggior punto di partita che potevi vista. perdere. Esatto, quindi cominciare il mese d'aprile con l'avversario che ti ritroverai altre due volte, non in campionato, ma in un ambiente ancora più importante come la Champions, Con una squadra di che in certo Champions è non è, abituata. non solo, aspetta, non è di certo del buon auspicio, anche perché ti manca uno dei due calciatori Potrebbe migliori rientrare, eh? della Potrebbe rientrare. stagione. Potrebbe rientrare, però andiamoci cauti, perché la maggior parte delle persone dicono che Osimhen almeno l'andata la dovrebbe saltare. Osimhen dice rientrerò in tempo. Io sinceramente la mano sul fuoco non ce la Non ce la metto. metti, giustamente, No, certo. sinceramente non ce la metto, perché può succedere qualunque cosa. E Certo. soprattutto ti dico, cominciare il mese d'aprile in questo modo, dove c'hai degli obiettivi importantissimi, che per carità il campionato rimane un discorso praticamente chiuso, vai da più 19 a più 16, per cui diciamo che cadi sul morbido in campionato, però c'hai degli altri obiettivi che sono veramente alla tua portata, che potrebbero sfuggirti di mano in 4-4-8, e da lì potrebbero riaccendersi dei riflettori strani sulla solita squadra di Spalletti, che sistematicamente ogni anno c'ha il suo Secondo periodo me X stai andando in cui. troppo oltre. No, Questi, aspetta, 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 queste aspetta, sono no, fammi. provocazioni che
È una provocazione, però aspetta, fammi finire perché il Ok, discorso non l'ho finito. Io ho detto scusami. solamente potrebbero riaccendersi questo Ok, tipo di ok. dubbi, questo tipo di domande. Deve essere bravo il Napoli già dalla prossima a zittire queste voci, perché il Napoli basta che semplicemente la prossima la vince, ma non serve neanche strafare una prestazione di quelle assurde, clamorose. Basta che vince, basta Rimetti, che il Napoli diciamo che la rimetti in vince. piedi le No, gerarchie, no? sì, no, ma soprattutto ritorna al discorso quello che mi hai fatto tu come incipit del discorso Napoli. Un semplice incidente di percorso, una semplice partita in cui il Napoli non è mai sceso in campo e si è consegnato all'avversario. Punto. Che Tutto qua. comunque, umanamente Però, parlando, era prima o poi certo, pronosticabile. prima o poi doveva arrivare una partita del genere. Non era possibile continuare a pensare che a Napoli potesse essere veramente una macchina perfetta. Fino in fondo, prima o poi un incidente di percorso, una partita fuori giri, visto che abbiamo parlato di macchina perfetta, no? Sì. Facciamo che i giri del motore a questo giro sono andati su, quindi sono andati un pochino fuori strada, Si è hanno rotto il perso il motore per una percorso, partita. Per hanno perso una il gara. controllo della macchina, devono semplicemente rifare testa con e rimettersi in pista sulla strada che stanno già percorrendo e che ci hanno completamente spianata davanti a loro, perlomeno per quanto riguarda il campionato, perché poi continui il percorso del campionato con una certa tranquillità, poi arriveranno queste due benedette partite di Champions in cui affronti proprio quella squadra che ti ha mandato in testa coda e devi essere bravo a rimanerci di testa a lottare contro una squadra che, come già detto tu, in Champions sono ancora un'altra cosa, perché la storia del Milan in Champions farà la differenza. Potrebbe fare la differenza mentalmente, certo. No, secondo me farà la differenza, ma non tanto per scontato che il Milan passerà il turno. Farà la differenza nel Psicologicamente. senso, psicologicamente, il Milan ovvio che non farà una prestazione come quella di stasera, ma anche perché il Napoli avrà un altro tipo di mentalità probabilmente, quindi sarà una partita molto più ad armi pari, però non sarà neanche una partita in cui il Napoli la domina. Quindi sarà una partita lottatissima, dove entrambe le squadre daranno il meglio di loro stessi. Diciamo che il Milan con questa partita, per quanto riguarda il discorso Champions, se il Napoli stava qua e il Milan stava qua, diciamo che ha accorciato le distanze e forse adesso in Champions League veramente sono sullo stesso piano. 50, ah, guarda, questa partita si arriva a dirti che se la giocano con Poi è 50-50. capace pure che gli fa 4-0 Napoli all'andata, perché tutto può essere. Non lo No, escludo, può eh. La succedere prova di veramente forza al qualunque colpo di cosa. coda e Spalletti che Certo. studia tatticamente la situazione. Cerca di Sì, andare ai sì, ripari, sì, sì. può accadere, Può però succedere, no, no, veramente può succedere, certo. la provocazione che ti lancio è: e se invece sta sconfitta così pesante, invece che stavamo dicendo prima, è arrivata al posto sbagliato, al momento sbagliato, fosse arrivata al posto giusto, al momento giusto, proprio Certo. per mettere il Napoli in riga, no? Come si suol dire. Tra Sì, di loro adesso certo. si faranno dei ragionamenti, dei discorsi, allenatori, giocatori, dirigenze e via dicendo, e diranno: qua, come dicevo io nel mio contenuto, si vede veramente quanto siamo forti. Perché se in Esatto. campionato hanno una marcia che nessuno ha messo finora, anzi, hanno due marce in più degli altri, è pur Esatto. vero che le altre gli hanno reso vita facile perché non sono riusciti a stare al passo, no? Sulle Sì, partite secche dei decisamente. Champions League la situazione potrebbe cambiare. Quindi, ipoteticamente ed effettivamente, la forza di questo Napoli. Ritorniamo sempre al discorso psicologico, quello che a Napoli nelle passate stagioni è mancato, una volta per prendersi la Champions League, anni addietro per provare a vincere uno scudetto. Cioè, Certo, si certo. giocano, devono saper, secondo me, reggere la pressione psicologica del momento, però potrebbe essere una cosa negativa per il Napoli o una cosa positiva, perché se sono veramente una grande Certo. squadra, come hanno dimostrato finora, switchano completamente e magari sta sconfitta gli potrà servire per non cadere più in errori del genere e fa il botto dal punto di vista positivo. Certo, però abbiamo anche visto, no, quest'anno il Napoli le uniche due partite che ha perso, perché a parte, no, vabbè, in Champions ne ha persa Liverpool. solamente una con Liverpool, ma era una sconfitta completamente indolore, per cui Sì, al sì. netto non è stata manco considerata, se Poi ha vogliamo. perso Lazio e Inter, ma Ha cioè, perso se contro l'ha Lazio giocata. e Inter entrambe per 1-0, Però se l'ha giocata. 1-0
Esatto, se l'è sempre giocata, comunque sono state sconfitte diverse rispetto a quella che ha patito contro il Milan, per cui dobbiamo dire che il Napoli, quando ha subito una sconfitta, è sempre ripartito più forte di prima e meglio di prima. No, è Detto ripartito però questo. all'interno della partita, non che per tutta la partita, cioè questo è un dato che va analizzato, perché per tutta la partita il Napoli non c'è stato, e poi No, psicologicamente no, no, influisce. io te parlo solo dalla partita successiva, senza Ok, analizzare i 90 minuti come è scusa. arrivata la sconfitta e in che modo. Dalla partita successiva il Napoli, a prescindere da come è arrivata la sconfitta, ha resettato, è ripartito più forte di prima, meglio di prima. Sì. Adesso però dobbiamo fare una piccola distinzione, perché un conto è che me perdi 1-0 una partita contro l'Inter, una partita contro la Lazio, in cui ci hai provato in un modo o nell'altro, ma l'avversario è stato più bravo di te, però te la sei lottata fino all'ultimo. Sì. Questa è una sconfitta che finora in stagione non è mai arrivata, quindi Nel passivo, ovviamente. certo, nel passivo no, ma anche dal punto di vista dell'atteggiamento, dal punto di vista dell'aggressività, dal punto di vista dell'agonismo, perché il Napoli sta partita persa sotto ogni punto di vista possibile. E Vero. questo è un unicum in questa stagione del Napoli. È la prima volta che gli accade una cosa del Vabbè, genere. pure contro la Lazio, per quanto in realtà poi aveva dominato nel gioco a tratti e ci ha provato, diciamo che Sì, però tatticamente Sarri è stata una l'aveva preparata partita. Allora, perfetta. Sarri gliel'ha incartata quella partita. Invece qua Pioli gliel'ha proprio stracciata davanti la partita. Dice: stasera qua è roba mia, voi non giocate proprio. Cioè, la vittoria che ha fatto Sarri è diversa, per Vero. carità, sempre una vittoria fuori casa al Maradona, sempre una vittoria importantissima per entrambe le parti, per Lazio e Certo, per Milan. Ma la vittoria sono che sempre tre ottiene punti. stasera è più roboante. È diversa, c'è un aspetto diverso rispetto a quella che ha fatto la Lazio. Per cui adesso il Napoli si ritrova davanti ad un nuovo scenario che non hanno mai affrontato finora. Sliding doors. Io sono sicuro che alla fine il Napoli continuerà a fare il Napoli che abbiamo visto fino a questo momento della stagione. Impassibili, cioè secondo me sta partita gli rimbalzerà addosso come se non fosse successo nulla. Dalla prossima ricominceranno a macinare, a giocare come prima, tale e quale, non succederà nulla. Però dobbiamo perlomeno dire che sta sconfitta può lasciare delle ripercussioni. Ovviamente, per come ripeto, non sarà così, però è una sconfitta diversa rispetto a quelle che ha Non patito si può nella stagione finora. escludere, certo, non si può escludere, Forza perché poi questo. è un attimo, no? Da tutte le certezze che c'hai e dalla vita facile che c'hai avuto per la mancata Certo, concorrenza, poi esatto. andai in bambola, come dici te giustamente, e avere qualche altra incertezza nelle successive, sono cose che Certo. possono accadere, no? Staremo No, ma poi quante a vedere. altre volte abbiamo visto in Europa, magari, no? Esempi tipo Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, abituati a dominare in Blackout. campionato, una virgola fuori posto, gli manda completamente in pallone tutto quanto il sistema, Sì. Staremo arrivano nel momento clou della stagione, tilt, salta a tutto. vedere. De carne al fuoco ne abbiamo messa tantissima. Vabbè, la prestazione del Mamma Napoli mia, l'abbiamo detto. Il Milan, avremmo potuto continuare ancora per tanto, sì, assolutamente. Io però ci tenevo a sottolineare Tonali, perché secondo me è stato semplicemente perfetto. Assist, recuperi palloni. E forse il segreto della vittoria di questo Milan, tatticamente parlando, io penso sia stato proprio il centrocampo. Non tanto l'attacco, non tanto la solidità, tra virgolette, difensiva, il clean sheet di Maignan, quanto il centrocampo, l'aggressività, la qualità e la quantità. Ok. Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Quando il Milan ha questo tipo di caratteristiche con i calciatori chiave che gli girano e che gli vanno proprio al massimo, raga, il Milan ad affrontare è veramente, veramente una Sembrava squadra. il Milan dell'anno scorso. Sì, Né più né meno. sembrava a tratti è sembrato il Milan dell'anno Te scorso. posso dire, Ci sta, forse anche meglio dell'anno scorso, forse col anche tutto che hanno meglio, vinto lo sì. scudetto. Ma sto No, Milan perché, così. vabbè, è stata una partita veramente difficile da replicare, perché è Sì, stata una sì. Sì, partita perfetta quella che ha fatto Milan, una perché poi la partita che indirizzi forse. psicologicamente, quindi poi togli certezze all'avversario e Ma tu, certo, ma come forse si anche l'anno dice, scorso la cammini sulle partita a questo carcasse livello. degli altri, no? Sì, esatto, ma come hai detto tu, secondo me pure l'anno scorso una partita di questo livello non l'hanno mai fatta. È stata una partita proprio che difficilmente possono ripetere, è stata proprio perfetta. Grazie al buon Fabio, grazie a voi per la Grazie a tutti voi. visione e probabilmente torneremo sull'argomento in una maniera un po' più Decisamente. particolare, parlando e riparlando di Champions League e non solo. Alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi, alla Ciao! prossima.